Buonasera ragazzoni! Buonasera, mi sentite? Mi vedete, mi sentite? Buonasera raga! Come state? Come state? Allora apriamo... Ops. Ops Ops Buonasera raga Buonasera a tutti A tutti A tutte le mon Tutte le mon Allora andiamo No ancora non siamo in diretta ai, ai, ai Niente da fare raga Niente da fare Purtroppo non va scherzo raga va, va allora qua ho fatto un giorno de stop ieri perché ero un po' in um, avevo grindato troppo sull'ultimo periodo e non ci stavo più con la testa ho fatto un attimo un giorno de stop oggi anche però non ho giocato in realtà e mi riprendo a giocare stasera con questa sessione quindi vi chiedo di aiutarmi. Come dicevano le profa liceo, vi chiedo di aiutarmi. E però però noi comunque daremo il massimo. Daremo il massimo, sentiamo se si sente. Buonasera, adesso. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, va bene. Allora, al tavolo 4 abbiamo aperto da SB. E, mm, abbiamo cercato il flop. Sui monitor, cercheremo 100%. Abbiamo um, cercato il tarn. E river punteremo però for value. Veltarne ah, credo che um, ci possa stare a cercare con quella mano lì. E prende value da, um, da alcuni 10x peggiori. Non, non, non so in realtà come questo avversario stia uh, giocando contro un check sui Monoton, perché in generale... Bisognerebbe cercare tanto Sui monotone Specialmente Quando c'è Coreng E mh, Probabilmente Lui sta Stabbando Con uh, Dei tipi Di mani Quindi Quando c'è Che abbastanza Credo Capped Abbastanza Comunque non, non è così Facile Quella mano Al tavolo 1 Abbiamo aperto Da Middle position e andremo a cibettare un terzo pot. Con questa mano. Aspetta che scrivo. Buonasera. Perché non va? Ok, ok. Al Diciamo che avere l'asso di uh, fiori non è male. Però probabilmente voglio cercare anche qualche asso di fiori al Tarn. E non mi dispiace come cercare questo asso 10 rispetto a tipo una mano stile asso k magari Asso 10 non bloccherà quelle mani che può avere stile k dama, k jack Dama jack River punterò due terzi pot E andiamo a vincere Andiamo la chat. Buonasera raga, buonasera! Ok, tavolo 4. Devo sistemare un attimo sta cosa. No, ok, niente. Oh oh. Diciamo che su questo 66 contro Small Blind. Probabilmente voglio cibettare Anche perché ancora batto delle mani Sulle 10 e 9 9 e 8 suited Che magari non tribetta Abbiamo la donna di, di cuori Che ha dei buoni backdoor Detto questo Al Credo di ceccare Con questo 9x Il nostro avversario Povere avere ha 6 suited ehm, Ok Beh non sto facendo vedere la mano Bravo Bravo Roberto Bravo Uh, beh qua insomma abbiamo civettato flop, check check turn, river andremo a fare due terzi pot anche se credo che il nostro personaggio sia abbastanza cappato su qualcosa tipo assotto suite da assotto picche la butto lì raga ok era difficile leggere la mano eh Comunque come vedete al flop ci sta, secondo me ci battare perché lui ha anche queste mani qua, da 8, 8, 7, 7, 6, 6, che... da cui comunque prendiamo valore puntando un terzo pot al flop. E... Raga, è tutto, si sente il volume? Ditemi, aggiornatemi un attimo in chat. Anche la chat non... Se fate un messaggio almeno riesco a, a capire se um, Se la chat va ok, ok raga. Mm. 10 e 3 qua folderemo. Questo è come è, è come la scena in generale è uscito il quinto episodio della serie quella su YouTube, la mia serie come vincere i microstakes su Planetwin. Quindi vi, se avete voglia andate a vederla. Assodama off. Su questa texture cercherò su questo flop. Altarna ancora battiamo delle mani Questo Sodama credo che sia Che si possa portare allo showdown insomma Battiamo delle mani sia sì, su so jack su so 10 suited Che magari non tribetta Check fold Altar raga Check fold Ehm in realtà al turn mi aspetto che mh, la sua bet sia abbastanza depolarizzata, nel senso che può avere dei pezzi di board, delle mani serie 5-5-4-4 che magari cerca Back al flop, al turn le potrà puntare anche con, due, con size di due terzi pot. E molti blef secondo me li inizia a blefare già al flop. Ho questa, ho questa sensazione contro questo regular. Al tavolo 4 tribettato da BB ho cercato il, il flop. Altarna qua invece... Non mi dispiace check foldare. Con assogappe. Allora... Aspetta che leggo tutti raga. Ciao Fabietto, buonasera. Buonasera Open Mind che mi dice dai, dai. E Betto. Ciao Betto, buonasera. Allora, vediamo che non crasha tutto. No, ok, ci siamo, non è crashato niente. E poi che dirvi? Che dirvi? Allora, vediamo un po', raga, cerchiamo di fare una sessione... Una sessione carina. <coughs> non mi fa older manager. Perché? Ok, ora. Dicevo raga, ho fatto uno stop uh, ieri. Ieri ho fatto stop, mi sono svegliato la mattina, faceva male la testa. Insomma mi sentivo... erano parecchi giorni che grindavo, comunque 5 sessioni al giorno. E ero bello sul pezzo, ero riuscito a um, tenere un buon flow di game, un certo stato di focus, però ormai era forse due settimane che lo tenevo. E ieri proprio non sono svegliato Anche la sera prima Mi faceva male la testa Mille pensieri Mille cose Ho deciso che forse era il giorno giusto Per um, Per staccare Anche oggi l'ho preso libero Stamattina ho fatto un po' di attività fisica Rilata a tennis Allora qua con 10-10 ho tributato Pre Su questo flop ci metterò 100% del mio range su questo Dama 95. Allora, Italian Duty mi dice range da SB. In che senso? Ti riferiva a qualche mano? Perché io ho eh, nella stream c'è il delay, nella stream c'è il delay e quindi. E quindi vedo dopo, raga, scrivete sempre a cosa vi riferite. Qua il nostro avversario ci dice Krysa, costa 10-10, non so che cazzo fare. Qua potrei continuare con Manisti lasso dama, KK, uh, asso asso, blocco jack 10, non lo so, raga. Credo di foldare, non, so non sono sicuro su questo fold, però non mi dispiace. Allora, come sta andando sto periodo? Diciamo che gli ultimi due mesi sono andati bene, raga. Gli ultimi due mesi sono andati bene. Vi dico questo. Diciamo che mh, di profit... 40 stack ogni mese l'ho fatti. Solo di profit ai tavoli, poi c'è da, da aggiungere la back che è, è altrettanta. Però, come dicevo, ieri mh, sono arrivato un attimo anche c'è stato il, il periodo in cui mi sono uh, trasferito uh, da Torino a qua ad Ancona e non ho avuto mai stop perché anche dico appena sono tornato qua mi sono fatto la postazione e il giorno dopo già ero super operativo. E. Mh, e niente quindi speriamo che questi due giorni un po' mi aiuteranno in futuro adesso mi sento proprio abbastanza oppresso dal, dal gioco vedremo vedremo domani rinizierò la mia la mia routine giornaliera quindi due sessioni la mattina da un'ora un'oretta e mezza e poi vabbè due il pomeriggio almeno e una la sera Vediamo come risultati comunque uh, non mi posso lamentare il, negli ultimi due mesi Allora saluto gli amici di Twitch, di Youtube, di Facebook no perché ci conosciamo da troppo su Facebook Quindi non ve saluto E poi tavolo 1 da manovre suite. Draga, vediamo se ci sono no degli altri tavoli. Ok, questo mi hanno rubato il posto. Non bene. Ok, ci metteremo. Un terzo pot contro questo player Che chiama da small blind E al tavolo 3 abbiamo 2k Quindi Cosa fare quando Avete 2k raga Tre Non sbagliate mai Oh 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 questo è un buon flop raga eh... Sembra veramente un buon flop... Perché? Perché beh, manteniamo il vantaggio di asso asso... KK da madama che lui non ha mai... E, di quella che è la parte delle over per più alta... E in generale è un board che io... Andrei ad aggredire... Uh, con... Uh, ad alta frequenza anche con mani lasso k asso dama... Che... Um, hanno... Uh, diciamo due overcard contro tutte quelle mani stile jack, jack 10-10-9-9, e, um, e allo stesso tempo mettono pressione alle stesse e ci permettono di puntare uh, KK da Madame Asso Asso, avendo anche dei, bluffi, dei bluff nel range. qua l'unica mano che è improvato a arrivare è 10-10. Uh, il nostro avversario può avere 2-2, può avere asso 4, può avere 5-4-7-7, ma anche è una buona parte. Anche 8-8-9-9, jack-jack. Quindi andrò a sciovare per valore. Se ci snappa, solitamente abbiamo perso. Se tanca, uh, se tanca, boh, sometimes chiama. Allora. Saluto i ragazzi. Ciao Marco. Un bacione Marco. E qua abbiamo diversi spot. Eh. Vi metto quello dove c'è il punto più alto. Allora. Aspetta, che mi sono arrivate delle domande. Rispondo asap. Qua abbiamo civettato il flop. E con questo uh, 5x Credo di voler puntare Non bloccherando con le mani stil'asso 10, k10 Asso k qua In realtà non conosco bene Le, le tendenze del nostro avversario Ho poche mani su di lui So che ci vetta tanto, In, diciamo che lo stack uh, l'SPR è basso. Io voglio tenere una tante mani che può avere nel range, uh, le voglio um, tenere dentro. Che può puntare al flop, le voglio tenere dentro per, diciamo, al turn o arrivare sulle street successive. E cercare di prendere value comunque contro un asso X al flop uh, su tre street. Uh, anche se non facciamo check race, dovremmo mettere i soldi dentro. Qua river faccio l'in. E se c'ha un asso mi chiama. Uh, ok. Ok, quando il turn check comunque. Secondo me diventa molto capped su un jack X weak oppure una mano totalmente a caso. Lui sta chiamando 60% delle mani. In generale. Ehm Sta cibettando da quelle, Dalle poche mani che ho Parecchio Tavolo 1 8-7-2 è un board Che probabilmente Mixerò Ma contro questo giocatore Andrò a cibettare range Perché ha un range Molto ampio e può avere delle mani Tanti assi Tutti assi x off Tanti kx off ha un range veramente ampio e questo sette um, questo pezzo di board gioca push equity al uh, turn non mi dispiace continuare a fare call um, il nostro avversario comunque qua non, in realtà non so bene come componga il suo range quali siano i suoi bluff? Magari una mano stile K10 potrebbe bluffare, una mano stile Kjack. Quando pyra l'8 a è molto improbabile che lui abbia un 8. Ne sono rimasti solo due nel mazzo. E non credo che me li check Rise e me li betti al turn. Detto questo, ci sono dei flash draw che, sono, che hanno missato. E hm, bloccherò 7-7. Non mi dispiace fare call. Ci sta. Ci sta, ci sta. Allora. Uh, Ciao Rob, mi capitano ultimamente periodi dove post flop non ho detto nulla, anche per interesse sessioni del tipo nulla da battere in belli né dei buoni bluff e mi ritrovo a check foldare spesso delle... È una cosa che può succedere, io oh. o Non ho solo una mia impressione. Ma... Um, beh, secondo me è una tua impressione, insomma. Può capitare che alcune sessioni di fila siano abbastanza negative perché poi quando si parla di bad run secondo me ed è anche un discorso che faceva MMA Shardog, un coach americano si deve un po' dividere dove state subendo la, la bad run lo state subendo nei, nei pot grossi lo state subendo nei pot piccoli oppure lo state subendo in ogni piatto uh, state bad runnando perché vi sculano cioè le mettete con equity alta e insomma un po' da contestualizzare in generale vi faccio vedere però questo abbiamo tribettato preflop in heads zap contro questo giocatore ci metteremo questo K88 in generale stai tranquillo l'unica cosa che, che puoi fare nel mentre sei in bedrun è studiare cercare di non perdere la tua confidence ai tavoli e di non, di non fare dei fold troppo troppo overfold perché state perdendo tanti soldi insomma dovete cercare di trovare diciamo una sorta di non dovete mai abbandonare il vostro game plan il vostro piano di gioco le vostre strategie solo perché state badrannando qua al tavolo 1 è andata ci flop. E qua raga io farò una cosa un po' Che non è che si vede spesso però secondo me può funzionare cioè di 7x vabbè sì ce l'ha c'ha 7 7 però secondo me può verbettare anche delle mani Avendo l'8 bloccheriamo anche 8-7 eh? Che non è un buon Non è un brutto blocker e, um, river secondo me non punta solo 7x ma potrebbe anche puntare troppo su quel river per cercare di farmi foldare una mano un pezzo di board e quindi magari siccome sta cibettando il river troppo sta puntando troppo lo voglio, lo voglio punire con alcune mani e devo avere comunque delle mani di bluff e se devo scegliere una mano di bluff voglio avere un 8 dentro per il blocker di 8-7 secondo me oh, qua il nostro avversario c call for beta, small siamo in position qua non vedo altre opzioni che fare call la sua size è abbastanza um, corta insomma su questo board è una decisione abbastanza semplice qua abbiamo aperto ci ha chiamato all bb e con questo asset abbiamo cercato il flop anche se non sono così, son così sicuro Uh, perché con l'asso abbiamo backdoor nut di Flash nut. as player La giocherò così e farò check check. E con asso alta cercherò di andare allo showdown. Qua si è aperto un altro interessante tavolo. Ops. Abbiamo tribettato Preflop. Jack 8-4, questo è un board dove probabilmente non vogliamo ci bettare range. Però contro alcuni tipi di giocatori che non Sono abbastanza su questo flop non mi dispiace puntare range. Perché ci faranno realizzare molto spesso equity. Allora, c'è Roberto di Pena che mi bittiene al 50 e al 100. Ora, vedevo l'altro giorno e c'ho al 50 un 9-10 pp100 e al 100 un 6-7 allora se 3 suiter difenderemo e contro maxen con questo dama 8 non è che facciamo foldare così tanto eh. come strutturi la tua sessione durate modalità gel per la sessione? Allora, dipende molto da com'è il traffico ehm. Allora scusate raga che qua c'ho un 6 e 3 che non so bene cosa devo fare Perché il check raise no non credo Abbiamo dei backdoor in realtà Proverò a fare questa giocata in 3 way Per cercare di negare equity comunque Questo maxen qua non credo mi foldi più Ma ci sta e abbiamo dei backdoor. Qua potremmo avere 2-2-3-3 jack 3 suite Wow, questa è una jolly. Questa è una jolly. Però Però, però quando mi chiama il flop, mi aspetto che il suo range sia abbastanza stretto: nel senso che può avere delle overpair. Ehm, può avere delle overpair, può avere asso jack. E qua sono contento di chiamare. Può avere K-Jax sì. Ok Ok scusate raga Che c'ho anche un'altra mano De là e non è che l'ho giocata al top uh, C'è da dire che questo sui 3 Lui non era neanche 100x eh. Però sometimes Se voglio scegliere dei blef Preferisco avere della roba Che ha Che ha backdoor equity piuttosto che um, naked allora mi chiedevi per la, la durata della sessione solitamente uh, un'ora un'ora poi vado a periodi perché ci sono periodi dove gioco un po di più se c'è il fish al tavolo bello mh, difficilmente stacco Quindi, insomma non è non è che dipende dipende in generale cerco di farla durare il tempo uh, in cui sono concentrato Cioè quando non sono concentrato stacco Anche se i tavoli sono belli E questo avviene dopo un'oretta credo, in generale oh, Che dire Su un tavolo full reg Però ce lo teniamo Visto che comunque Visto che comunque Sembrano abbastanza Weak in generale Questo non tribetta mai Dalle mani che abbiamo però allo stesso tempo difende un range difende un range molto largo. Con quest'asso X uh, non è un kicker così buono, però mi aspetto di poter pushare equity a delle mani stile K dama, delle mani stile K jack. Uh, jack 9 9 8, insomma, qua il range suo è larghetto, eh. Su al raise suo difendo, non so bene come compone il suo raising range al flop. Detto questo, Sto turn fa improvare 8 jack. Fa improvare... Non lo so, in realtà non conosco come... Il suo range di razor flop Posso sicuramente provare a indovinare le mani di valore che sono 10-10, 7-7, asso 10, asso 7 che bloccherò. Quindi qua in realtà il 9 non so cos'è che ha improvato. Non so che mani ha improvato. Detto questo, andrò a difendere. Però river Se punta mi trovo un po' in difficoltà In realtà Allora ci pensa un po' E, e punta half pot Guarda raga io qua vado a callare Solo perché ci ha pensato un bel po' Solitamente se c'hanno nat. se c'hanno punto grosso Anche la size comunque Non, non mi dispiace chiamarla Ok Punto grosso, size grossa solitamente giocano sti fish qua e, Quando ti snap puntano Tarn Ti snap puntano pot e river solitamente È un segnale di, che il nostro avversario potrebbe essere forte Qua su contro questo reg anche con una mano stile KK andrò a bettare range su questo flop vero che bloccherò tanto, però voglio avere delle mani di value, che ci betto range, che ci betto, qua non ho neanche un backdoor raga, che, che tristezza, uh... ok, buonasera Vanni, buonasera, Ciao ai raga che si sono connessi ora Dama 8 off Contro questo player In generale è un board dove lui ha ittato Asso 3, ha ittato 4 e 3 suited Però credo di volerci vettare lo stesso Con questa mano Che non bloccherò dei suoi folding Tipo K8, K7 suited allora, Da K8 lo blocchiamo. Però Pusciamo equity qua in realtà ci abbiamo tutte le overparro Ok 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 raga Ci siamo Contro il qg qua invece io vado a difendere Perché è uno abbastanza aggressivo Ehm e non mi dispiace fare questo float con i Sai. Tarn anche continuo a flottare. E river valuteremo sul su run out. Se pirate al board, credo di chiamare. Eccolo. Detto fatto, raga l'ho detto. Quindi credo di fare call. Bah. In realtà, una mano che lui non tribetta mai, però c'è un calling range molto molto ampio. Tetrifolderemo, assoggecca. Ci mettiamo. crisati raga siamo stati crisati eh. senza backdoor e niente backdoor di colore credo di, di andare a foldare è un board dove lui facilmente può overbleffare perché il, in generale il suo check raise sarà abbastanza stretto Ah, qua è un bello spot raga Guardate un po' Contro questo recreational player vado a risare per valore Si sì, può avere tanti fold Però voglio cercare di mettere i soldi dentro Contro dei suoi ipotetici KX Eccetera eccetera Arriver qua vado lì E diciamo nel il player in questo tavolo più più probabile che ci paghi uno shove di questo tipo, arrivare anche con una mano stile KX, quindi qua credo sia abbastanza ok shoveare. E ci pensa. Buon segno quando tanca fino a qua, vuol dire che qualcosa KX. Prova a averlo sicuramente River. Il 6 avrei preferito tipo un 9 di cuori. Però ci può anche stare. Guarda, quando uno snap fold e ci pensa così tanto, mi viene da pensare che stia per chiamare. Trova il fold, peggio per noi. Si può fare insomma, si può pensare a puntare invece che Olin a due terzi pot. Però. Io preferisco contro questi tipi di giocatori provare a estrarre il massimo di valore. E mi sembrava la strategia e la size più corretta in quella situazione. E voilà. Poco da dire qua con Asso 10. Questo non trivetta mai, ricordiamo. Snap check è buono al time. Al flop lo snapcheck è buono. Ehm. Andrò a fare due Street uh, per valore. Può avere anche dei 10x peggiori. Eh? Questa forse è la mano giusta che lo stacchiamo, ragazzo. Jack Jack. Mi viene da pensare questo. Allora qua si possono fare due cose o chiama chiami per far entrare questo player che non mi dispiace oppure si tribetta e contro una forbet siamo in difficoltà. Quindi andrò a deviare da quello che di solitamente faccio con Jack Jack. Sì, rischiamo di dittare di questi flop qua. Però in generale credo che. Uh, l'EV lo otteniamo giocando contro questo giocatore. La, la strategia di tribettare contro questo reg ha meno EV, secondo me, di fare call e tenere dentro lui. In termini matematici è al tarna su questo K, io vado a puntare for value contro tutti quei pezzi di mh, pezzi di quadri che può avere QG e sul suo checkback di Ufu o Peb come cavolo si chiama mi aspetto che sia abbastanza indebolito in realtà perché al flop hai, hai mh, incentivo a puntare per prendere valore dal fish No, ma 8 ci metteremo. Un terzo pot. Buonasera, raga. Buonasera a chi mi segue. Come state? Vi vedo un po' spenti in chat, raga. Una delle dame X peggiori che abbiamo con Altan, eh? Con Kicker peggiore forse no la dama peggiore che abbiamo quindi non mi dispiace portarla nel um, nel checking back range uh, detto questo a river io credo che quando checka lui è, bastante, è molto cappato e contro range cappato vogliamo avere delle size grosse e questo dama 8 non mi dispiace da overbettare andremo ad overbettare una larga parte del nostro range sia con mani di valore sia con mani di blef e... Tavolo 4 contro QG. È un bordo che mi piace ceccare con questa mano. Anche se battiamo veramente tante mani del suo range ancora con K alta 7-6, 7-8, 9-7, 9-6, Jack No, 8, Jack 7. Tutti Kx su 3 dame X. Quindi qua, secondo me, ancora abbiamo tantissimo value. E arriverà andrò a snap collare e voilà ragazzi ragazzi qua si va forte eh? qua si va forte non so se l'avevo detto jack 9 forse sì qua si va forte ma c'è da dire che al tavolo 3 Su questo dama xx io voglio puntare range credo anche con un fish nel piatto Avremo vantaggio di asso dama, di k dama, di jack jack Questo è un jolly In realtà quando lui Mi aspetto che sia molto spostato su dei jack x O robe così Detto ciao comunque voglio puntare al tan For value Cercare di magari Far mettere soldi a una dama X che magari non c'è, Kryze. Part quella parte di range là Qua ho, ho aperto dai button. Ho cercato back il flop. Alterno, andrò a fare un terzo pot. For value, oh, pff, in realtà, non sono sicuro. In realtà non sono sicuro sul da farsi. Ah, sì, forse si può stare anche maluppettare. Però dai, non entri che. Ciao Roberto, come consigli applicare la strategia del Betfold Arriver? Ah, domanda bella generale. Eh. una bella generale, cercherò di risponderti. In qualche modo... Uh... Ma in realtà, cioè... Se mai io... La domanda secondo me potrebbe essere posta così. Tu devi impostare una strategia di bet. Allora con Kdam raga, foldiamo qua contro Salamonia. Arriver io compongo una strategia di bet in una situazione. Faccio bet bet e al river so qual è il mio range, compongo una strategia di bet. E so che in alcune mani farò bet call, so che in alcune mani farò bet fold. In generale, le mani con cui farò bet fold sono uh, di due tipi principalmente: delle, delle teen value bet che non possono continuare contro shove, e degli easy fold che sono dei bluff che contro shove giocano molto facili. Io credo che in generale voi dovete puntare. Uh, in meno frequenza delle team value bet contro contro player che vi aspettate vi possono mettere in difficoltà quindi shovarvi qua abbiamo chiamato una, una tribat. bet nel senso che se voi sapete che il vostro avversario river è capace di uh, shovarvi alla, alla tre barrel allora magari potete considerare di fare meno, meno team value bet qua contro max Handfold, raga, su due terzi pot quindi diciamo uh, ti posso dire un po' di adjustment magari contro chi shova troppo uh, contro chi shova tanto arriver devi stare attento e magari uh, alcune uh, che ti sembrano value bet poi però le devi cercare back e lo stesso contro chi sciova tanto a river alla, alla tua triparrow. Uh, diciamo devi stare attento a non bleffare troppo. Perché vi, vi puoi esploitare exp sciovandovi. Uh, più, però, l'outcome uh, più brutto lo avete quando team e vi sciovano e non sapete che cazzo fare. Detto questo, su questa action. Come è rimasto il film? Secondo te, post quarantena in estate cambierai i grinding orari terra stessi. Allora, il grinding. Allora, sicuramente c'è meno traffico, però i. Tra i, i c'è meno traffico, però i tavoli che ci sono sono comunque ancora molto belli. Ho cambiato gli orari, sì, perché. Diciamo che. Sfrutto. Voglio sfruttare al massimo. Ho visto un attimo le room come quali sono gli orari più giocati e mi sono riservato del tempo per giocare in quelli, ecco, diciamo così. Qua non, non mi piace tanto risare perché. Rappresentiamo molt, solo Asso X, in pratica, non è che ci sono troppe mani che vogliamo sciovare. Due questa river scioveremo per forza perché. Abbiamo una mano fortissima Lui può avere anche degli ASX peggiori eh? Non ho detto Può avere anche dei 7.7, 6.6 eh? 7.6 Ok E allora Ricca secondo me Per la, il grinding estivo C'è una cosa fondamentale Più che i tavoli avesse il condizionatore in casa Non avesse caldo Perché veramente il caldo ti manda fuori le teste Almeno a me cioè io non riesco a giocare se stilti dopo tilti subito proprio. Qua con 8-8 raga non mi dispiace fare Olin contro lui. Ok. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Ok. Ok. Qua abbiamo difeso una tribetta contro Big Blind che sembra tribettare pochino, pochino. Questa non è bruttissima la check secondo me. Però lui tribetta poco, betta due terzi pot, raga, farò un overfold diciamo. C Ho poche mani poi contro di lui, però non mi dispiace far così. Questo ci ha tribettato, Ma il flop ci punta. Con backdoor. Assoai, backdoor flash, draw. Backdoor straight draw. Eh, questa è una buonissima carta. Bravo, Puglife, bel taglio. Grazie, grazie, Fra. Grazie qua. Ehm... qua vabbè penso che ci sia altro da fare che fare solo call e river è interessante eh. Eh, ci sono qualche mano che battiamo in realtà va ci semplifica la vita fortunatamente ci semplifica la vita questo show non bloccheriamo kdama kjack con le mani lì eh. però non, non voglio chiamare anche questo anche questi assi alta non li voglio chiamare. bloccheriamo dei... Mh, degli assodama ma messo K che magari non si sa perché bleffa Parrocchiere, chi cazzo è il mio parrocchiere? Non lo so, non lo so. Non lo so. È una falconara. Cosa ne pensi dei nuovi bet che sono venuti fuori da peoples Ah. Guarda, io ti dico che preferisco usare il mio tempo a... Cercare di ragionare su altre questioni che i Botti Peoples, cioè, ok, ci sono. Se li vedo, me ne accorgo, non ci gioco e uso il mio tempo per pensare a cose che mi interessano di più che i Botti Peoples. Però, sì, ci sono, e che ti devo dire, cosa ne penso. Che tanto cioè, tu cosa puoi, li puoi riportare, se li vedi al tavolo, li riporto. Però, più di quello non posso fare. Insomma, è più. Più penso che qualcuno mi, sta, mi sta, sta facendo un illecito in gioco, più mi incazzo. Quindi preferisco non pensarci. Allora, um, non è un po' weak 100x con 88, in realtà lui ci aveva 68x, mi pare. E poi stava tribettando tanto. Era un recreational player. Quindi mi sembrava un clear. Cioè non clear. Un shove più bot. Big problems with bots on people's. Alf pull non limite 25, 50 are bots. Oh, non lo so raga. Cioè io non... Um... Poi non è che voglio difendere la room o cosa. Anzi, io sono il primo che gli da contro. Che non prende delle contromisure. Però, cioè. Ok. Allora vedo che ci sono i bot. Non mi piacciono. Cambio room. Cioè faccio questo senza fare troppi troppi macelli, insomma. Reportate. Perché l'argomento boss è proprio un argomento che esce sempre. Ed è quasi come vedere la gente che si lamenta. Che si lamenta, che si lamenta e basta. Ma secondo me è meglio usare il proprio tempo nel, magari nel ragionare questioni diverse, no? Poi un parere mio. Qua ovviamente clear show con KDEC non penso ci sia altro da fare. E veniamo chiamati da questo player. Tavolo 3. Folderò lui, è uno che tripetta poco in generale. Questo tavolo lo quizzo ok se non vi piace raga la, la room cioè perché lamentarsi di quello che succede cambiate Cambiare, riportate se vanno rubato i soldi che riportate eh. cioè perché poi diventa un lamento a caso cioè un continuo lamento che nessuno ascolta mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto quello che ha fatto Stefano Iorio. Perché ha fatto un bel post, ha fatto delle domande interessanti. Delle domande che noi giocatori professionisti ci poniamo e, e a cui uh, un manager, secondo me, di una room, deve dare risposte, deve dare risposte concrete, insomma. E quello, è secondo me, è cioè un lamento con un senso, cioè un lamentarsi. Uh, con risvolti positivi Che può avere Un lamentarsi Che può avere risvolti positivi Ma In generale Se no direi Che, che, che scamo Ci sono i bot Basta Come ti accorgi Che sono bot E eh beh ci sono Alcuni Alcune Allora ragazzi, Fatemi giocare sta mano qua Io non conosco Questo tipo di giocatore E detto questo Su questo bordo Voglio fare half pot Con questo asso jack non bloccheranno nessun 10 e 9, flash eccetera, eccetera. Uh, beh, allora ci sono magari dei timing tell, cioè magari vi fanno dei. Vi puntano sempre allo stesso momento, sempre con lo stesso tempismo. Oppure vi puntano sempre le stesse sides. E um, i bot in realtà contro i professionisti non è. Uh, contro i professionisti bot uh, non è che sono così un problema, secondo me il problema è che i bot... Uh, perché se voi poi li studiate magari riuscite a trovare anche qualche exploiting sul bot, ma in generale i bot sono efficaci e, e sono disturbanti per uh, l'ambiente di gioco perché giocano una strategia abbastanza passiva, abbastanza tight e quindi uh, vincono contro i recreational player. Contro i recreational player sono molto effective, molto... qua con 8-8 raga difendo, eh, non difendo contro un terzo pot. Con questa, so già che vado a cercare Ho tribettato spizzico 17. Uh, allora, ha also never e non popolazione 9-50 bot. Sei più forte di bot, tu secondo me. Se spera, fra, se no, se no, male, male. People's sito di pentiti. Peccato secondo me comunque perché veramente è un. Cioè hanno, hanno un client di. No, hanno un client secondo me. rivedibile. Ah, raga, qua veramente non so che fare. Cioè, chi è sto giocatore? Vediamo un po'. Eh, prima mano. Prima mano si presenta così, raga. Si presenta così. Eh. Mi devo un attimo ragionarci qua. Oh cazzo No raga ho miscliccato Porca puttana No Ho missato raga vi giuro volevo cliccare così Ve lo giuro Comunque quel turn lì ha chiuso 8 e 9 E ha chiuso Pff. Beh non, non, non sono sicuro raga eh, Credo che sia più un fold eh. Però questo è un veramente non l'ho mai visto poi, tra l'altro, fa un show diretto al Tana, che è una Size, che farebbe solo un fish. Magari c'ho dentro delle mani a caso. Tutto questo, ok. Sembra come una caccia alle streghe, quella i bot. Ma sì, ma io diciamo che è, è vero, sembra una caccia alle streghe, ma la lascio fare ad, ad altri, insomma. Non, non mi interessa. Comunque, People's ha cioè, un bel network di player rivedesse un attimo il client rivedesse un attimo la, la sicurezza del gioco allora roberto mi saluti delirio 99 dici che sono power pistolino non ti farò questo favore riccardo non sono tuo assistente Play around 110 a hundred and a grand a Ma uh, non capisco. Probabilmente mi stai trollando perché scrivi in inglese e siamo in uno streaming in italiano. Quindi. C'è qualcosa che non va. O stai seguendo una una streaming in un'altra lingua ma non penso perché sennò ti saresti già disconnesso. Ehm tavolo 1. Ehm ok. Qua ah, sono abbastanza indeciso sulla sua. Forse scioverò al tarna. Bel call, ah. Ricca. Io non lo so. Penso che. Um, come tu hai detto, ho miscliccato. Sì, ragionandoci un po' di più. Era un call. Uh, non era un call così clear. Anche se so secondo me ogni tanto lo puoi mettere il call e più che altro perché un fish ha un range grosso e um, sometimes, a volte ti gira delle mani ti gira delle mani che non ti aspetti comunque cioè insomma se devi venire qua per deridere le mie giocate che poi fossi un giocatore insomma, di un certo rispetto, ma... puoi anche andartene, insomma. Never even is not a bot. Ma io... non credo sia un bot. Non credo sia un bot. Ehm... Ah, ma never even è coso, è grieco. Sì, sì. Ok, questo non è così. Non è così clear quel fold con 19. Raga, io giocherò le ultime mani e poi vi saluto. E no Riccardo guarda, io no, non ti ho risposto. T'ho risposto come ti meriti. Cioè non, non è proprio Non è che sono cattivo. È che è proprio così la cosa. Va bene, va bene. Allora vi saluto. Derri e Greco, bravi ragazzi. Ci vediamo alla prossima diretta, raga. Um, vedetevi la serie su YouTube, che secondo me è carina. E niente, è stato un piacere, raga. Ci vediamo alla prossima.